benvenuti in questo nuovo video ragazzi, benvenuti nel canale per i nuovi. Come sempre ci occupiamo di quello che è possibile osservare nella nostra Sicilia e oggi ci stiamo recando in un posto veramente bello, è il Bosco di Santo Pietro. Siamo partiti dalla località, dal comune di Caltagirone, una decina di chilometri arriviamo sul posto. La riserva naturale orientata del Bosco di Santo Pietro si trova nel quadrilatero formato dai quattro comuni di Caltagirone, Niscemi, Acate e Mazzarrone. Si trova all'interno di quest'area. Le riprese che vedrete in questo video sono state fatte nel sentiero che vedete evidenziato dalla croce rossa fino al punto di arrivo che è la fontana del cacciatore contrassegnata sulla mappa. Bentornati in questo video, siamo arrivati sul posto, ci ritroviamo nella parte interna del bosco, siamo inoltrati e ci troviamo in questo ambiente, siamo sotto questa magnifica sughera che è una delle piante che fanno parte appunto di questo bosco, che compone la flora ricca di questo bosco, ricca perché appunto sono più di 400 le specie che lo compongono. Abbiamo diverse specie di quercia, una è questa la sughera. Poi abbiamo la roverella, che è il classico albero di quercia, così come viene conosciuto. Abbiamo il leccio, abbiamo la sughera, la quercia spinosa. Il sottobosco è composto invece dalla classica macchia mediterranea, quindi abbiamo dal rosmarino al timo, abbiamo l'erica, la ginestra, abbiamo il cisto e abbiamo anche abbondanti e diffuse piante di lentischio. Per quanto riguarda la fauna, anche la fauna è molto ricca, abbiamo oltre 100 specie animali, animali interessanti da poter osservare qui al bosco, se si ha la fortuna nella vita di riuscire a vederlo almeno una volta, qui c'è il gatto selvatico, ci sono gli istrici, ci sono i ricci, ci sono le tartarughe di terra, le Pteridae hermanni, abbiamo varie specie di rettili come il biacco, la biscia, diverse specie di colubri e interessante c'è anche la vipera aspis. Per quanto riguarda invece gli uccelli, per gli amanti del birdwatching posso segnalare la presenza del picchio rosso maggiore, che è una specie interessante da guardare e anche difficile da trovare. All'interno del bosco c'è. Abbiamo diversi rapaci come la pogliana e la banella, rapaci notturni come gufi e soprattutto molto diffusi e molto facili da vedere sono i barbagiani. Abbiamo poi tanti passeriformi, poi abbiamo cornacchie, insomma le gazze, uccelli che sono diffusi un po' anche in altri ambienti, abbiamo l'upupa, insomma la varietà non manca all'interno del bosco, così come molto varia anche tutta la microfauna composta da tutti quei vari insetti, ragni tipici di questi ambienti. Qui è un bosco di 6.000 ettari che si trova a delle altitudini che vanno da 50 metri a livello del mare fino a 490 metri sul livello del mare, quindi abbiamo varietà di ambienti. In questo momento siamo qui in mezzo ad alberi di sughero e querce. Poi ci sono zone dove solo a pineta, ci sono zone dove scorrono dei torrenti, c'è un altro tipo di ambiente più ricca lì per quanto riguarda la fauna del sottobosco. E poi abbiamo zone un po' più aride e un po' più aperte. Insomma, gli ambienti vari, possiamo osservare animali e piante diversi in zone diverse. Questo bosco, un accenno storico che possiamo dire, per farci anche un po' di cultura, diciamo così, la storia di questo bosco nasce nel 1200. Anzi nel 1100, tra la metà del 1100 e il 1200, quando fu donato alla città di Caltagirone. Fu una ricchezza, pensate che fino al dopoguerra, quindi parliamo di storia recente, questo bosco ha costituito una fonte molto importante per quanto riguarda sia il reddito che i viveri per la città di Caltagirone. Molti lavoravano con il sughero e proprio il sughero è stato quello che ha permesso poi la ricostruzione dopo i bombardamenti che ha subito la città. Le persone potevano lavorare il sughero e guadagnare qualcosa, ma anche per quanto riguarda il cibo venivano qui a cacciare. Un tempo qui c'erano anche i cervi che ora ormai non si trovano più, e comunque con la carne di cervo potevano sia sfamarsi che pagare anticamente gli affitti. Dopo questa piccola panoramica, ora facciamo un po' qualche ripresa per vedere un po' i vari ambienti di questo bosco.
ci troviamo, come dicevo prima, nella parte della flora che compone ciò che c'è a livello del terreno, la macchia mediterranea classica. E qui abbiamo due piante che sono caratteristiche. Abbiamo il rosmarino, un profumo meraviglioso, e qua abbiamo il cisto, che è riconoscibile appunto dal fiore. Cisto che praticamente è ovunque quando si parla delle parti marginali del bosco, ma anche il rosmarino diciamo che c'è in grande quantità. Non sto trovando per ora cespugli di timo, ma ce n'è molto anche di quello. Ora in questo momento ci stiamo trovando a percorrere lungo il letto di una fiumara, di un torrentino che scorre diciamo dall'inverno, da novembre in poi fino a marzo, aprile. In questo momento noi siamo a cavallo tra maggio e giugno ed è già completamente asciutto. È un corso d'acqua che porta alla fontana del cacciatore, dove ci stiamo recando appunto seguendo questo percorso, che è un posto diciamo cult di questo bosco. Venire a Bosco di Santo Pietro e non visitare poi la fontana del cacciatore, diciamo che è un difetto. Abbiamo trovato un piccolo abitante del bosco. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare una tartaruga Hermanni. Sono degli animali meravigliosi. Questa è un'adulta, come si può vedere dalla dimensione del guscio. Poi comunque faremo un video a parte dove parleremo appunto delle tartarughe. Questo è uno degli animali che ci sono molto presenti all'interno del bosco. Siamo arrivati verso la fine del nostro tour e qua siamo in uno dei punti più belli che c'è all'interno del bosco. Qui confluisce l'acqua, sia quella della fontana che di alcune fonti più piccole vicine. Lungo il percorso ne abbiamo visto diverse, si vedono soprattutto e si riconoscono i punti da dove arriva l'acqua dalla presenza di questa pianta che è la Capelvenere. E dove c'è questa pianta molto probabilmente vicino c'è una fonte d'acqua. Qui vediamo che si forma l'ultima pozza e qui l'acqua arriva a fare un salto. Poi dal lato di sotto c'è un altro tratto di bosco, sempre proseguendo con il torrentino, e si arriva poi all'uscita dal lato sud. Diciamo che noi l'abbiamo preso a scendere. Questo è lo scenario che ci ritroviamo in punta a questo salto.
immersi in questa ambientazione, il nostro tour di oggi termina. Volevo spendere le ultime due parole. Allora, è un bosco dove di presenza di specie animali ce n'è tante. Probabilmente nell'orario in cui siamo venuti noi è un po' più difficile riuscire a vedere. Anche per quanto riguarda gli uccelli, nella parte, diciamo, dove siamo noi, nel cuore del bosco, diventa complicato. Bisognerebbe fare degli appostamenti. Ma sicuramente venire qui, piazzarsi in un posto e aspettare ripagherà i nostri sforzi, perché cose da vedere belle ce ne sono. Potreste incontrare in questa ambientazione dei maiali neri. Non sono cinghiali, qua i cinghiali selvatici sono estinti, non ci sono più, ma quelli che ci sono sono bradi, che c'è una differenza. Il selvatico era l'animale autoctono della zona, che è appunto estinto. L'animale brado è un animale da pascolo che si è ibridato e che ormai vive nel bosco allo stato brado. Di questo abbiamo conferma, in quanto in un'escursione dell'anno scorso ne abbiamo trovato uno morto, con delle ferite da morso alla gola, probabilmente ucciso da un gatto o da qualche altro animale che l'ha cacciato. Per oggi vi saluto, questa è la parte che riguardava il cuore del bosco. Ci rivediamo poi nelle zone, diciamo, più esterne, più aperte, dove vedremo cos'altro c'è da poter osservare. Vi saluto, iscrivetevi come sempre al canale, cliccate la campanella, state aggiornati e seguitemi.